Mi scuserete se per rispettare i tempi concordati con Marina alcune mie affermazioni risulteranno un po' troppo apodittiche, nel senso che mi limiterò a leggere la scaletta piuttosto che a commentarla. A me pare che la prima questione, il PD e la crisi politica del Paese. A me pare che la crisi politica del Paese sia rappresentata dal fatto che questo Paese da 10 anni sostanzialmente non è governato. C'è stata la pausa dei 2 anni del nostro governo, ma è stata una pausa in cui il nostro governo ha dovuto recuperare i guai di 5 anni del governo della destra. Ed è rappresentata da diverse metafore la situazione del nostro Paese, la crisi del nostro Paese. Possiamo richiamare la metafora evocata da Berlusconi quando è venuto in Parlamento per il voto di fiducia. Nelle parole di Berlusconi l'Italia si è paragonata alla Grecia, contento di non essere arrivati alla crisi della Grecia. Ai nostri tempi ci paragonavamo alla Germania. Qua c'è tutta la differenza. C'è un disfacimento del tessuto connettivo del nostro Paese che è sotto gli occhi di tutti, quello che è accaduto a Cagliari, che sta accadendo a Napoli, a Terzigno, ci dice semplicemente a che punto è arrivato un Paese che non è governato. Ma vedete, in parte è anche una crisi che ci trascende e nella quale ci siamo trovati. Ci troviamo dentro anche se facciamo fatica a riconoscerlo. Qui mi fermo solo, non ho il tempo di svilupparlo, a citarvi un libro bello di uno storico di sinistra, della sinistra francese, Pierre Rosanvallon, La politica nell'era della sfiducia. Secondo Rosanvallon, nell'era della sfiducia nasce un fenomeno che lui chiama controdemocrazia e che definisce testualmente così: una sorta di contropolitica fondata sul controllo, l'opposizione, l'umiliazione di quei poteri che non si ha più voglia di fare oggetto prioritario di conquista. Questa è la democrazia nell'era della sfiducia e noi siamo dentro questo problema. Il Partito Democratico è dentro questo problema. Perché in questa situazione la sinistra in Italia non riesce a rappresentare una idea di alternativa o ad essere percepita come l'alternativa a questa situazione? Probabilmente perché la sinistra si è molto specializzata nel narrare, nell'analizzare le ragioni della crisi. Ieri è stata una giornata bellissima sotto questo profilo, anche qui dentro. Siamo insuperabili nel raccontare le ragioni della crisi. Ma non siamo più capaci di essere attori, cioè strateghi, risolutori, disegnatori di scenari. Mentre la destra, anche quando è in crisi, interpreta il senso comune, lo spirito del tempo e costruisce scenari. Questa è la gravità, la dimensione della nostra difficoltà. Cari amici, io credo che dobbiamo allacciare le cinture per i prossimi mesi. La crisi di governo non è ancora esplosa, perché in questa situazione avrebbe dovuto esplodere e non da oggi. È rallentata perché dalla paura che Berlusconi ha non di noi, ma della possibile ingovernabilità degli scenari che potrebbero succedere all'apertura della crisi. Non siamo noi che stiamo rallentando l'apertura della crisi. Scenari, per questo ho detto allacciamoci le cinture, che potrebbero contemplare una disarticolazione e una riarticolazione del sistema politico, che potrebbe coinvolgere anche i 2 più grandi partiti.
Il PD non può restare ai margini di questo gioco, non può rischiare di stare ai margini di questo gioco. Abbiamo aperto in modo sommesso, qui e fuori di qui, una discussione sull'apertura che Dario ha fatto 2 giorni fa al terzo polo. Se nascerà. E non ci rendiamo conto che possono attivarsi in questi momenti dinamiche che attraverseranno o possono attraversare anche noi e che potrebbero persino marginalizzarci più di quanto noi non riusciamo a immaginare. Stare fermi non è da partito responsabile. Avere paura di proporre alleanze, anche faticose, non è da partito responsabile. Ecco perché nel partito non possiamo distrarci né continuare con un ordinario tran tran o con la sventurata convinzione che pure in passato recente c'è stato che noi possiamo recuperare a sinistra e che se subissimo una scissione in un'altra direzione potremmo sempre ritrovarci con una qualche forma di alleanza dopo. Il gioco è molto più complesso e non è in mano a quanti disegnano uno scenario di questo genere. Il gioco che potrebbe aprirsi, se in quanto si e quando si aprirà la crisi, non sarà così geometrico e potrebbe essere ad alto rischio per noi. Vedete amici, ci sono abbastanza leaders in circolazione che dicono che se cade Berlusconi c'è già un'altra maggioranza disponibile per non farsi prendere dal dubbio che forse non stiamo parlando tutti della stessa cosa. E allora è bene che riflettiamo su questo. Ma c'è un altro tema a cui dedico la seconda parte di questo mio intervento, su cui si sono soffermati ieri Marini, stamattina da ultimo Zanda, che è quello del partito ed è il tema che ci riguarda più direttamente. Ed è il tema che è raccontato dalla domanda che ci facciamo o ci teniamo dentro di noi: perché non è ancora decollata in modo soddisfacente la scommessa del Partito Democratico? E l'ottimismo a cui ci invitava D'Antoni è rappresentato da quella parolina ancora. Perché altri che hanno fatto altre scelte danno per scontato che non possa decollare quell'investimento. Noi siamo quelli che sono qui che pensano che ancora non sia decollato. Allora probabilmente ci sono tante risposte che attengono appunto le cose che sono state dette da altri amici. Io credo che deve esserci anche un'autocritica tra chi rappresenta i partiti di provenienza. Io sono tra questi. Consentitemi l'uso di un termine biblico. Non c'è stata la kenosi, cioè quel processo di svuotamento di ciò che eravamo prima, perché potessimo riempirci di cose nuove. Il problema è lì. Non era possibile dare vita a una cosa nuova con la pretesa di rimanere ognuno anche quello che eravamo prima. È la kenosis che è mancata ai vecchi partiti. Vedete, cosa sono, come sono i partiti nella stagione post-ideologica? O sono organizzazioni personali carismatiche, carismatico-populistiche, ed è il modello della destra, ma noi non possiamo accettarlo, o sono organizzazioni capaci di costruire un nuovo ethos, un nuovo pathos di valenza paragonabile alle vecchie ideologie.
per creare un senso di appartenenza, un ubicon system, che consenta un riconoscimento e una identificazione. Adesso, se uno non è d'accordo, va via. Ne parlavamo adesso con Piero. Perché mancano i legamenti interni. Manca questo ubicon system, manca la nostra identità che ci tiene uniti. E allora bisogna sostituire questo che manca, altrimenti non stiamo uniti. Una famiglia non sta unita se non ha delle ragioni profonde, condivise. A Varese ho citato quel passaggio di quel poeta, del poeta, il grande poeta portoghese, Fernando Pessoa: bisogna toccare il fondo per ritrovare le fondamenta. Io credo che quando noi abbiamo dato vita al Partito Democratico abbiamo sottovalutato la ricchezza che era a nostra disposizione, le fondamenta che erano a nostra disposizione. Noi abbiamo sottovalutato il dato che 60 anni prima di noi questa operazione di creare una identità che trascendesse le microidentità precedenti l'avevano fatto i nostri padri. La nostra carta costituzionale non è un regolamento di condominio. Lì c'è tutto e c'è la misura di incontro possibile fra quanti si ritrovano dentro il Partito Democratico. La Pira si incavolava quando diceva, sentiva dire che la Costituzione è stato un compromesso. Lui diceva è stato un incontro, che è una cosa diversa, perché nell'incontro c'è l'immagine dello scambio. Ci siamo incontrati su queste cose, su queste porzioni di verità dell'uno e dell'altro, e abbiamo dato fuori una cosa ulteriore. Si narra di un bar nei pressi di Piazza del Popolo che fosse come il luogo in cui si incontravano Dossetti e Togliatti. E un giorno in questo bar Dossetti disse a Togliatti, il tema dell'incontro era questo: quale chiave dare alla nostra carta costituzionale? Perché una carta costituzionale deve avere, oggi nel linguaggio moderno diremmo, una cifra, una chiave di lettura che la unisca. E a un certo momento Dossetti disse a Togliatti: il lavoro. E Togliatti gli ha detto: ma lo fate, lo dite per farci una concessione? E Dossetti gli ha replicato: no, perché io credo che il lavoro sia la misura della dignità della persona e dunque, diremmo con linguaggio corrente, sia la cifra della cittadinanza. Se non c'è il lavoro non è cittadino la persona. Vedete, non sto parlando di un punto del programma, perché attorno ai programmi non si costruisce l'identità del partito. Anzi, il programma, se possibile, sottolinea la friabilità della struttura del partito. Se fossimo uniti solo per il programma, non sarebbe una grande unità. Sottolineo un valore attorno a cui costruire progetti. E a quello aggiunse la persona, che è sempre la stessa cosa, e il luogo in cui la persona si relaziona, la comunità. In America sta tornando di moda il filone della filosofia comunitarista, oltre che personalista, che è l'unica filosofia che può tenere insieme le società moderne. Stamattina Veltroni parla di Olivetti, l'abbiamo scritta lì. E così il lavoro, l'articolo 1, la persona, gli articoli 2 e 3, cioè i diritti inviolabili, la comunità, l'articolo 5. Se noi, questa è un'autocritica che dobbiamo farci, se noi avessimo presente, avessimo avuto presente in tutto il dibattito sul federalismo,
che le società stanno unite se le tessere di base sono unite e costruiscono coesione, che le società stanno unite se le comunità locali si riconoscono, le comunità locali, non le padagne di vari nomi, le comunità locali, i comuni. Forse saremmo riusciti a piegare l'idea del federalismo a una nuova centralità dei comuni. E invece adesso rischiamo di far andare avanti un federalismo regionale alimentato dalle finanze sottratte ai comuni, i quali sono il braccio operativo perché lo Stato garantisca i diritti ai cittadini. E così in un colpo solo abbiamo spostato l'asse della Costituzione che affermava la centralità del comune e abbiamo spostato l'asse della Costituzione che afferma la centralità dei diritti individuali, perché se i comuni sono senza soldi non ci sono più i diritti per i cittadini. Bastava che noi avessimo dei nuclei di pensiero forte, ma non dovevamo inventarli, erano già stati inventati da chi nella Carta Costituzionale, sono gli unici due articoli, ha usato quel verbo riconoscere. Il verbo riconoscere si dice all'articolo 2 e all'articolo 5. Riconosce i diritti fondamentali della persona e quindi li garantisce. Col ciò la Repubblica ammette che c'è qualche cosa più importante di essa medesima perché viene prima, li riconosce perché preesistono, e riconosce le autonomie locali perché preesistono. Basta tornare da dove siamo partiti. E guardate, siamo arrivati a questo punto, che basta tornare lì, perché non si possono inventare dei nuclei di pensiero fondanti che abbiano il valore che hanno avuto le ideologie per tenere unita la politica negli anni passati. E con questo finisco. Una settimana fa c'è stata a Reggio Calabria un convegno importante dei cattolici italiani, la settimana sociale dei cattolici italiani. La scelta del luogo e la centralità di un tema che è stato discusso, quello del Mezzogiorno, in un qualche modo scopre anche il fianco a noi. Guardate, io vi invito a leggere il documento della CEI sul Mezzogiorno. È il documento più avanzato che dai tempi di Vanoni e Saraceno sia mai stato scritto sul tema del Mezzogiorno. Noi dobbiamo andare a Napoli, dobbiamo confrontarci con questo tema. Vi invito ad abbandonare pregiudizi che sono anche legittimi. Chi non è credente perché deve perdere tempo a leggere i documenti della settimana sociale? Vi chiedo la cortesia di abbandonare pregiudizi. Vedete, la crisi della democrazia moderna è anche crisi morale, crisi culturale, crisi spirituale. Vi ricordo Rosanne Vallon che vi ho citato prima. Non è solo questione di... E allora dopo le ideologie, lì c'è un qualche bandolo della matassa che può interessarci, un qualche capo della matassa da cui ripartire. Guardate, lì io ho trovato 1200 delegati dalle diocesi italiane. Ho sentito il dibattito dei delegati, più ancora delle relazioni di presentazione. Una maturità che in altre occasioni non avevo colto, una intelligenza politica, una competenza, una professionalità nell'affrontare i temi, dalle riforme istituzionali a quelle appunto dell'economia, veramente sorprendente. Capisco che può esserci un qualche pregiudizio. Allora, siccome qualche volta ci distinguiamo fra credenti e non credenti, vi propongo una nuova distinzione, che è quella ideata dal Cardinal Martini. Il Cardinal Martini dice: non parliamo più di credenti e non credenti, parliamo di pensanti e non pensanti. E allora, in quella categoria dei pensanti c'è l'unità, c'è la possibilità dell'unità del Partito Democratico e c'è la possibilità di affrontare in termini laici ma appropriate questioni che non possono prescindere
dall'apporto di culture valoriali che oggi sono indispensabili alla politica.